Ta-ta-da-da. Ciao, buona Pasqua passata, perché questo video lo caricheremo dopo Pasqua. E adesso siamo in preparazione, vero? Paquito, perché mi chiedono sempre i vlog, voglio vedere Paquito, Paquito, ti vogliono vedere, fatti vedere. Sto qua, Paquito. Con la luce. Ciao a tutti. Lasciate un bel like se vi piacciono i video con Paquito. Adesso vi facciamo vedere, stiamo preparando i casatielli, tutte le cose di Pasqua, troppo troppo buone, vero Paquito? Sì. Madonna, si è messo pure il cappello per l'occasione. Ma questo cappello è il cappello che sto facendo il corso. Ah, di cucina. Di arte bianca. Lui è bravissimo. Questa che è la pasta del casatiello. La ricetta proprio specifica, il video già ve l'abbiamo fatto e adesso vi facciamo vedere com'è tutta la preparazione. Questa è farina integrale. Oh wow, casatiello integrale. Quindi questo video è sempre fit, ragazze. Comunque noi vi facciamo sempre un menù fit che sembra fat ma è fit, vero papà? È fat fit, un po' una vita. Sì, infatti poi vedrete, ci mettiamo l'olio. Sì, infatti. Allora, le modifiche fit sono queste: che noi mettiamo l'olio invece della sugna, mettiamo, guardate qua, la tagliate Paquito, sono senza grasso, tutti i salumi buoni. Poi che cos'altro di fit, Paquito? Vabbè, fit, diciamo fit, perché stanno, diciamo, salumi, comunque stanno i salumi. Sono i salumi un poco, ma poi ci sarà sempre chi dirà: ah, però il casatiello si mangia una volta all'anno, io lo voglio mangiare con la sugna. Cioè, mangiatelo con la sugna, noi lo vogliamo mangiare così. Poi contemporaneamente invece ci stanno persone che, quando fai vedere una ricetta più calorica, no, che mangi cose più caloriche, ti dicono: ah, mangi queste schifezze. Quindi non si sa mai la gente come conte. Comunque hanno sempre da ridire, quindi a noi morale della favola non ce ne fotte proprio. E no, quindi vabbè, questo è il casatiello. Diciamo, rispetto all'olio di semi invece dell'olio. No, papi, come? Perché l'olio di semi? Sì, perché è pesante l'olio. Okay. L'olio di semi è biologico, vero? Ok, l'olio di semi è biologico, invece l'olio. Allora, qua comunque, adesso nella... inquadro Paquito. Ma... ecco, questo è il casatiello, dobbiamo far uscire due, giusto? Di casatielli. Guardate che bella roba ha tagliato Paquito. Questi sono tutti i salumi buonissimi che lui ha tagliato, tutti buoni. Posso assaggiare, Paqui? Sì. Buonissimi. Cotto. Pepe. Allora, crudo. Buono. Buono. Buonissimo. Buono, buono. Ci sono anche i ciccoli. Vai. Mette l'olio nella pasta, Paquito. C'è anche Pucci, tutti i miei cani che sentono l'odore mangiare, giustamente. Olio. Vai. Invece della sugna. Ma quasi, chi lo vuole come si deve? Mette la sugna. Mette invece la dell'olio, quella è la differenza. Nulla di, però comunque noi mettiamo abbondante olio e viene buonissimo, vi posso assicurare. Pepe abbondante, perché a me piace tantissimo. Amore, pepe abbondante, perché mi piace tantissimo il pepe. Poi si impasta. Ma le uova dentro non le mettiamo, Pachi? No. Le mettiamo fuori. Sopra, più buono sopra. A me piace tantissimo l'uovo, mettetelo sopra nel forno, viene più buono. Messo tutta la roba dentro, adesso impasti. Allora tu l'aggiungi un po' alla volta, ho capito bene come fai? Sì. Ah, vedete, poi ognuno c'ha il suo segreto. Voi fateci sapere nei commenti come fate il casatiello e soprattutto cosa mangiate voi a Pasqua, vero amore? Che c'è? Piccola, che c'è? Ma guardi, un po' pezzo di prosciutto, mo si vengono a capirlo questo pezzo di prosciutto. Pure ammolli il formaggio, di bravi. Ecco, lo metti dentro, metti tutto dentro, giusto? Le cose, sì. I salumi, ecco, ricordate come sono belli. Aggiunge man mano, guardate, poropo. Wow, belle ghine, deve essere. Vero casatiello napoletano, è pieno di roba, è vero? E su questo ragazzi, non si discute. Sta una pizza napoletana. Si chiama la pizzaghina. La pizzaghina, è vero. Cioè... piena di roba. Accendo una bomba. Sopra accendo ci sta tutto salumi così. Tutto salumi così. E uova. Tutte uova. Guarda la faccia. Colesterolo a go go. Anomaliato. Paquito è molto salutista. Molto. Io no. Io voglio. Ma mo dobbiamo. La facciamo pure quella ricotta e spinaci. Allora facciamo anche il rustico, una torta fit sempre, ricotta e spinaci, che a me piace tantissimo ricotta e spinaci. E la pasta come l'abbiamo fatta? Quella ricotta e spinaci? La pasta l'abbiamo fatta, una sorta di pasta sfoglia. E cosa ci hai messo? Sempre leggera. Cioè con l'olio. Con l'olio.
come ho imparato al corso. Però invece del burro ha messo l'olio grande. Pachito, schiacciami il 5, no, se sposto. Sai come si fa? Schiacciami il gomito, Pachito. Yeah! Sai come si fa? Allora, facciamo così. Se volete la ricetta, vi facciamo il video proprio specifico, se vi interessa, che poi magari ci dite no. Invece se vi interessa, vi facciamo il video di questo rustico specifico, cioè come fare la pasta sfoglia senza il burro. E ve lo facciamo proprio il video, così che poi magari noi lo facciamo ricotta e spinaci, ma si possono fare tante cose. Una volta che tu hai fatto la pasta sfoglia puoi fare anche quello e vai, i rustici, tante cose. La quiche è un dolce tipico. No, no, ma dolce tipico. E che è sta quiche? È una inglese, lo sai la quiche? La crisciore. Chiediamo un suggerimento alla regia, l'aiuto dalla regia, telefono a casa, l'aiuto da casa. Come quella là che faccio sempre con le piene con le verdure. Ah, con le verdure, ok, buona. Quindi tanti like per pasta sfoglia. Vabbè, però me l'hai fatta tu senza burro. Ma quanta roba sta mettendo Pachito qua dentro? Ma tutto lo metti, Pachito? Sì. E qua facciamo due casatielli. Mamma mia, non vedo l'ora di mangiarli. Pure tu, mamma mia. Sì, anche io. Vai, riempiamo pieno di roba. La roba nostra. Si è incorporata tutta dentro, vedete? Bello pieno pieno di roba, si lavora. E questo è il ruoto col buco in mezzo. Da una palla, guardate, lui fa uscire il buco. È vero, Pachito? E questo è un metodo. Fai vedere come fai la magia, da una palla diventa. Ecco qua, lo allarga piano piano così. Ecco, tanto quello poi cresce e si fa la formula. Adesso quanto tempo deve crescere un pochino, eh? Un'oretta. E poi dopo lo inforniamo. Lo mettiamo nel ruoto. Qua anche le uova, adesso lo copriamo e lo facciamo crescere un po'. Pasta sfoglia biologica. Bravo, l'hai estratta dal frigo, è vero? E l'ha fatta papà naturale con. Però non lo diciamo come si fa. No, perché se lo facciamo la ricetta. Video, se lo vorrei, devono mettere un like al video. Qua ragazze, guardate che meraviglia! Uno dei casatielli appena sfornato, l'altro è ancora nel forno. Guardate com'è bello croccantoso e sofficioso. Adesso lo apriamo. Questo è il rustico ricotta e spinaci. La pastiera anche di questa vi abbiamo fatto il video. Adesso apriamo, ma non vedo l'ora di mangiarlo. Yeah. Il nostro casatiello pronto, adesso tagliamo la fetta e faccio vedere com'è buono con tutte le uova. La torta buonissima, cioè questo è il rustico, ricotta e spinaci. Ma qua c'è Pasqua. Sì, c'è Pasqua. Poi ci sono i fiorielli, sì esatto. La pancetta con il salame. Questo vabbè, poi abbiamo voluto esagerare, abbiamo comprato anche il gambetto e un po' di mortadella col cuoricino, proprio perché... Vogliamo mangiare il burro? È il cuoricino, sì. E poi le fave. E poi qua cosa la c'è? Pastiera! Eccola la pastiera! Chi ha fatto questa pastiera? Chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta? Tua mamma. Mia mamma. È buonissima, la dobbiamo assaggiare. Non vediamo l'ora, mangeremo tutto, 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 vero? Ecco. Tuttissimo! Madonna, guarda questo salame, paesano. Buon appetito, lasciateci un bel like per questo video. Ringraziamo Pachito, dai, per questo bel casatiello, vero? Grande Pachito. Ciao! Ragazzi, guardate com'è pieno di roba. Mamma mia, una bomba, buonissimo.